Professore, abbiamo visto queste foto molto belle, molto significative, la mia terra, i miei amici, l'importanza che ha la fotografia nel terzo millennio. Ma dunque, io inizierei già da molto più lontano. La fotografia immediatamente ha dimostrato la sua importanza, sin dalla sua nascita. Sostanzialmente è stato il mezzo con cui, il mondo occidentale ha potuto conoscere culture molto lontane e iniziare ad apprendere, a imparare cosa voleva dire vivere in luoghi sperduti. Queste fotografie mostrano come la Cina, che possiede millenni di cultura alle spalle, ha molto da insegnarci, ha molto da dirci e quindi è importante che questi forum, questi incontri si realizzino per avere costantemente uno scambio culturale che serve a crescere e a conoscerci. Com'è cambiato invece il mondo dalla fotografia analogica a quella digitale? Non è cambiato, sono aumentate le possibilità di ottenere fotografia e questo è un bene. La fotografia si fa sempre nella stessa identica maniera, è solo il mezzo che permette di moltiplicare a dismisura questa possibilità, con rischi e benefici. Benefici è che inondando il mondo di immagini si può diffondere meglio i contenuti che le immagini stesse hanno e ciò che esse esprimono, e quindi ben venga il digitale. Ci vuole però sempre l'occhio attento, l'occhio bravo del fotografo, quello bisogna averlo per forza. Un grande autore, Mario Giacomelli, ha detto: la fotografia è semplice, a patto che si abbia qualcosa da dire.